Buongiorno a tutti, devo presentare la mia gratitudine alla Società Dantesca e al suo presidente, il professor Marcello Cicuto, per il gentile invito. E dico gentile, un significante che ha attirato l'attenzione degli italiani per secoli e che ha un'ampia gamma di significati che convergeranno alla fine della mia presentazione. Presentazione preparata da uno straniero che tenterà di infilare la parola italiana gentilezza nell'albo genealogico della storia della filosofia. E dunque, mio gradito compito parlare oggi sui nuovi documenti filosofici che consentono di capire meglio le strutture argomentative del convivio, particolarmente sul Trattato di Logica in Volgare, tradito dal manoscritto 10.124 della Biblioteca Nazionale de Madrid. Prima, però, di avventurarci all'interno di questo manoscritto, presenterò il testo in cui Dante poteva avere conosciuto questo tipo di trattati. La slide successiva, prego. L'unico riferimento di Dante alla sua formazione filosofica, alla sua formazione culturale, si trova al passo del Convivio, in cui spiega in che modo ha intrapreso gli studi filosofici. Spinto dalla lettura della Consolatio Philosophiae Boetiana dopo la morte di Beatrice. E missimi a leggere quello non conosciuto da molti libro di Boezio, nel quale cattivo e discacciato consolato s'avea. Dante spiega pure che per 30 mesi si è dato allo studio della filosofia, nelle scuole dei religiosi e ha preso parte alle disputazioni degli filosofanti. Cioè, ha partecipato ai dibattiti filosofici regolati dalle norme della logica e della dialettica. La sua formazione filosofica, dunque, potrebbe essere legata ai libri dell'itere scolastico e legata pertanto ai manoscritti dei tre grandi centri conventuali della Firenze trecentesca: lo studio domenicano di Santa Maria Novella, quello agostiniano di Santo Spirito e quello francescano di Santa Croce. Centri di conservazione libraria e di educazione, oltre all'insegnamento dei privati, come quello di Brunetto Latini. Sonia Gentili, nella sua introduzione al magnifico catalogo della mostra Dante e il suo tempo, indica che fra questi tre studi conventuali i dati storici privilegiano Santa Croce. Ad esempio, il dato che il nipote di Dante, Bernardo Riccomanni, fu frate di Santa Croce dal 1297 fino almeno il 1341. Tra i libri del catalogo dello studio francescano, il gruppo di ricerca coordinato dalla professoressa Gentili ha individuato due codici importanti per capire la struttura del convivio. Il primo, il manoscritto Plutio 17 sinistra 6, che contiene le Quaestiones quod libertatia di Riccardo di Mediavilla. Importantissimo perché questo codice rispecchia una struttura simile a quella del convivio. In primo luogo, descrive l'universo, mosso da un Dio che muove in quanto desiderato. In secondo luogo, analizza le caratteristiche specifiche dell'uomo. E in terzo, la virtù della nobiltà dell'anima, derivata da un'ottima comprensione fisiologica che sarà uno dei filoni del nostro manoscritto, cioè del Trattato di Logica in Volgare. D'altro canto, il manoscritto Plutio 19 destra 2 conserva una prosa di ispirazione boeziana depositata sulla guardia dei Morali en Job di Gregorio Magno, che potrebbe considerarsi un modello narrativo di autobiografia filosofica e che, forse, potrebbe aver ispirato l'autocommento dantesco della sua Consolazione dopo la morte di Beatrice. E qui, ispirato non vuole dire copiato, perché sappiamo che Dante innovava costantemente rispetto ai modelli anteriori. Passiamo alla slide successiva, prego. La formazione intellettuale di Dante potrebbe anche legarsi ai libri dell'itere scolastico primario, ad esempio ai libri di logica basati sui trattati dell'organon aristotelico. Per quanto riguarda l'organon, dalla presenza di almeno questi sette manoscritti, che potete vedere sulla slide, e che contengono commenti e traduzioni latine della logica aristotelica,
possiamo inferire la conclusione che la logica era ben presente alla Biblioteca di Santa Croce. E ora è il momento di ringraziare Serena Masolini per l'imponente lavoro svolto con le sue schede bibliografiche sul corpus delle opere aristoteliche di Santa Croce. Ad esempio, vediamo sulla slide il Plutio 11 sinistra 1, sinistra 2, sinistra 5, sinistra 6, sinistra 9, Plutio 12 sinistra 3, che contengono i lavori dell'organo aristotelico. Di questi manoscritti, il Plutio 11 sinistra 1 potrebbe essere quello che presenta più somiglianze con il manoscritto della Biblioteca Nazionale di Spagna, Madrid 10.124, ad esempio le miniature. Quindi bisognerebbe studiare la loro affinità con i maestri della miniatura bolognese. Vediamo sulla slide la miniatura del manoscritto del Plutio 11 sinistra 1, che possiamo paragonarlo alle miniature del codice di Madrid. Allora, bisognerebbe studiare la loro affinità con i maestri della miniatura bolognese e concretamente per il Plutio 11 sinistra 1 la sua affinità con lo stile del maestro di Sant'Alessio in Vigiano. Pure nel manoscritto Plutio 11 sinistra 1 si trovano glosse che citano il commento di Kilworthy ai primi analitici, il commento di Egidio Romano ai secondi analitici e alle confutazioni sofistiche, e si trovano anche tracce dell'Expositio Super Porphyrium di Radulfus Brito, che possono servire di base per future ricerche sulle fonti del Trattato di Logica in Volgare della Biblioteca Nazionale di Spagna. Passiamo alla seconda slide, per favore. Oggi, invece di parlare dei manoscritti Plutei, studiati dal gruppo di ricerca coordinato dal professore Costantino Marmo, vorrei porre alla vostra attenzione un trattato di logica in volgare che ho scoperto alla Biblioteca Nazionale di Madrid e che poteva appartenere all'intero scolastico primario necessario per partecipare nelle lezioni di filosofanti, perché spiega le forme basiche del sillogismo e fornisce un elenco di fallacie. Insomma, questo trattato di logica, o forse le sue fonti latine, potevano appartenere all'ambito in cui Dante si è formato intellettualmente. Il Trattato di Logica in Volgare, di cui vi parlo oggi, è tramandato dal manoscritto 10.124 della Biblioteca Nazionale di Spagna, insieme a una copia dell'Etica in Volgare, epitome dell'Etica Nicomachea, attribuita a Taddeo Alderotti, a cui si riferisce Dante con l'espressione Taddeo Ipocratista, come sapete nel convivio. Passiamo alla seguente slide, la slide successiva. Questo manoscritto è un codice di 56 fogli di pergamena scritti a due colonne di misure diverse, il che ci fa pensare che è un codice misto. Codice misto vergato da diverse mani nel XIV secolo, ma probabilmente di uno stesso scrittorium. Scrittorium che lavorava con un stile molto simile a quello che ha vergato un altro testimone dell'etica in volgare alderottiana, a sapere, la copia tradita dal manoscritto Plutio 42-19 della Biblioteca Medicea Lorenziana. Seguente slide, slide successiva. Un altro indizio da cui possiamo inferire che si tratta di un codice misto è la sua stesura in quaderni separati, i primi quattro quaderni per il Trattato di Logica e gli ultimi tre quaderni per l'Etica in Volgare. Una volta spiegate le caratteristiche basi del scritto, e specificherò l'obiettivo del mio intervento. L'obiettivo è individuare 8 somiglianze tra la struttura del ragionamento proemiale del convivio e quello del trattato di logica. Siccome non voglio soffermarmi su astruse questioni di logica, spiegherò brevemente la struttura del trattato di logica per poi dilungarmi nel confronto tra il ragionamento proemiale del convivio e quello del trattato di logica. La struttura del trattato corrisponde a quella di un trattato introduttivo alla logica, poiché tratta i temi fondamentali della disciplina. Prima la logica dei termini, poi la sillogistica e infine i sofismi con un inventario di fallacie. Come si tratta di un testo, oggi diremo, divulgativo, l'autore spiega in modo succinto le basi della disciplina
e fornisce un elenco di fallacie per un pubblico non specialista. Seguente slide successiva. Incominciamo con le somiglianze. Cominciamo dunque. La prima somiglianza riguarda l'incipit. Ambedue testi condividono l'incipit procedente della metafisica di Aristotele. Tuttavia, possiamo trovare tre differenze minime. La prima, il riferimento dantesco allo filosofo, invece di al nome Aristotele del Trattato di Logica. La seconda, il titolo dantesco di Prima Filosofia, che appare alla metafisica libro Epsilon, capitolo primo, come nome della disciplina, invece di metafisica vecchia nel trattato, il che può servire tra l'altro per offrire una datazione postquem del trattato, visto che vengono citate sia la metafisica vecchia che la metafisica nuova, in libri Alfa Minor, Delta, Kappa e Lambda. Possiamo aggiungere che ambedue versioni si potevano consultare alla biblioteca di Santa Croce. La terza differenza riguarda la traduzione di Pantes Anthropoi, dal greco omnes homines nel latino, ciascuno uomo nel trattato, e invece tutti gli uomini nel convivio, che non sarebbe esattamente lo stesso dal punto di vista filosofico per quanto riguarda il rapporto tra le parti e il tutto. Rapporto importantissimo, ad esempio, per spiegare la nobiltà con il paragone con la massa bianca, della fine del quarto libro, del quarto trattato del convivio. Comunque, la somiglianza nell'incipit può essere circostanziale, perché potremmo ricordare molti altri testi medievali con lo stesso incipit. Ad esempio, il più importante sono le compilaciones omnes homines, anche conosciute come Commentum in Summulas Logicales di Pietro Hispano. Un altro testo con lo stesso incipit è il Prologus Super Scientia Generali del Priore di Santa Maria Novella, Remigio e Girolami, e un altro, Le Questiones Disputatae di Grazia Diodascoli. Comunque, ci accontentiamo di aggiungere il trattato all'elenco dei testi che compongono la costellazione filosofica dei problemi affrontati nel proemio del convivio, senza addentrarci nella sterile problematica delle fonti, come consigliava Bruno Nardi. Slide successiva, prego. La seconda somiglianza riguarda il desiderio scritto nella natura umana. Il ragionamento proemiale del convivio e quello del trattato proseguono nello stesso modo, cioè una volta detto che tutti desideriamo il sapere, stabiliscono che la causa è che questo desiderio è iscritto nella natura umana, come potete leggere sulla slide. Prego, la slide successiva. Entrambi i testi concordano poi nel considerare il desiderio naturale come un'inclinazione alla perfezione, che consiste nell'inclinazione a completare una natura incompiuta, cioè nella completezza della nostra natura incompiuta. La differenza di sfumature risiede nel fatto che il convivio afferma che ogni cosa è inclinabile alla sua propria perfezione, compresa l'anima umana, quando tende ad acquisire conoscenza. Mentre il trattato specifica che tutto ciò che è imperfetto, nel senso di incompleto, desidera la sua completezza. Inoltre, il riferimento del trattato al terzo libro dell'anima può indicare la dipendenza del trattato dall'expositio tomasiana della metafisica. Per cortesia, proseguiamo con la slide successiva. Poi Dante indica che il sapere realizza e perfeziona le capacità naturali a cui abbiamo accennato nella diapositiva precedente. Inoltre aggiunge che in questa realizzazione consiste la felicità umana. Il trattato invece non fa riferimento alla felicità e sottolinea che l'anima è creata imperfetta per perfezionarsi tramite l'acquisizione della scienza e della virtù.
Proseguiamo con la slide successiva, per cortesia. Anche se il desiderio di sapere universale non lo è la sua realizzazione. Il desiderio di perfezione naturale è universale, ma non la sua realizzazione. Come ci spiega il trattato, ciascun uomo naturalmente desidera di sapere e di intendere, ma ciascun uomo non è savio, e questo può essere per più ragioni. Invece il convivio riconosce veramente, veramente nel senso avversativo, veramente da questa nobilissima perfezione molti sono privati per diverse ragioni, il che ci può far dubitare dell'identificazione tra sofia e filosofia dell'ultimo capitolo del quarto trattato. Non basta amare la scienza per acquisire la scienza. Proseguiamo con la somiglianza 6. In questo perfezionamento l'uomo può trovare diversi ostacoli. Dante li divide tra gli impedimenti interni ed esterni, oppure di dentro e di fuori dall'uomo. Divisione, peraltro, che non appare al trattato. Anche se non appare esplicitamente la divisione, il trattato cita sia gli impedimenti interni che gli esterni. Cita dapprima gli esterni, condensando nello stesso motivo, come potete vedere sulla slide, i due impedi esterni del convivio, a sapere la cura familiare e civile e lo difetto del luogo dove la persona è nata e nutrita. Proseguiamo con la slide successiva, anche con la somiglianza 6, con questo brano che ci parla dell'impedimento della cura civile, come potete vedere in negretto sulla slide. Questa slide possiamo confermare che secondo il trattato non avere cura civile è condizione necessaria per la vita filosofica, o per negationem, come direbbe il convivio, la cura civile può diventare un impedimento alla scienza. Una curiosità di questo brano del trattato: la ricerca di ricchezze è un possibile impedimento alla scienza, anche se dopo concluderà che i figliuoli dei nobili sono meglio disposti per acquisire l'abitudine scientifica. Possiamo percepire una contraddizione? O forse l'autore del trattato non considerava la ricchezza, neanche la vecchia ricchezza, archaios plutios, come diceva Aristotele, come una condizione della nobiltà. E adesso dobbiamo fare il confronto con le dolci rime. Le divizie, siccome si crede, non possono gentilezza darne torno, però che vil sono la loro natura. In questo brano possiamo percepire la sintonia tra il trattato e le dolci rime. Proseguiamo con la slide successiva. Proseguiamo con impedimenti interni. Poi il trattato fa riferimento agli impedimenti interni alla scienza, anche se non usa questa espressione. Il trattato si riferisce alla ragione per la quale l'uomo si allontana dal suo desiderio naturale, ossia la prava complessione, cioè la cattiva complessione e disposizione del corpo. Questa ragione coincide con il primo degli impedimenti interni del convivio, cioè le parti indebitamente disposte. E qui dobbiamo sottolineare che il trattato fa riferimento al libro dei sei principi, cioè al Liber Sex Principiorum, che è copiato in diversi manoscritti di Santa Croce. Ad esempio, ancora il Plutio 11 sinistra 1, 2, 3, 5, 6. Proseguiamo con la slide successiva. Una volta spiegati gli impedimenti alla realizzazione del desiderio di sapere, Dante intende rimuoverli tramite la stesura del convivio e, analogamente, il trattato di logica intende rimuovere gli errori nel ragionamento delle scienze specifiche tramite l'esposizione delle strutture generali
del ragionamento e scoperte da Aristotele. L'ottava somiglianza è, dunque, la determinazione a eliminare gli impedimenti alla scienza tramite la stesura di un'opera. Proseguiamo con la slide successiva. Dopo aver sviluppato il ragionamento premiale, il trattato di logica inferisce due conclusioni. La prima, la diversità dei corpi causa la diversità delle volontà e dei desideri. E la seconda, il corpo dei figli dei nobili è meglio disposto ad imparare le scienze. Perché? Perché gode di umori più sottili risultanti di una alimentazione più ricca. Proseguiamo. Dopo aver esaminato lo sviluppo parallelo del ragionamento premiale condiviso dal trattato di logica e il convivio, dobbiamo analizzare la diversità delle conclusioni, perché ci fanno ripensare il significato del rapporto tra scienza, virtù e nobiltà. Oppure, se facciamo una genealogia, ci fa ripensare il rapporto tra l'eugenia greca, la nobilitas ingenuitas latina e la nobiltà gentilezza italiana. Per il trattato, la superiorità intellettuale dei nobili si fonda sulla loro miglior complessione corporea. L'espressione allegorica, il pane degli angeli del convivio, sarebbe un effetto di una corretta alimentazione corporale secondo la conclusione materialista del trattato di logica. E questa corretta alimentazione verrebbe data nelle corti dei nobili e sarebbe il fondamento della loro superiorità. Dobbiamo dunque soffermarci sulla questione della nobiltà e della gentilezza. Dobbiamo analizzare la sintonia tra il trattato e il progetto incompiuto del convivio, perché nel proemio confessa che il suo commento, quasi commento, servirà a quelli nei quali la vera nobiltà è seminata, per lo modo che si dirà nel quarto trattato. E secondo Fioravanti, questi nobili sono principi, baroni, cavalieri e molta altra nobile gente. E dobbiamo leggere questo brano nel senso letterale, perché c'è una serie gerarchicamente ordinata secondo Fioravanti. Invece, proseguiamo, prego. Invece, secondo Paolo Falzone, sarei più cauto di quanto non lo siano Carpi e Fioravanti nel restringere ai soli nobili delle corti, nobili di sangue, il pubblico al quale Dante intende destinare i benefici del convivio. Se destinatari di tali benefici sono i veri nobili, e se la vera nobiltà di cui parla il quarto trattato è quella che si è detto, il seme divino che cade nell'individuo e non nella schiata, la pretesa di caratterizzazione, di caratterizzare socialmente il pubblico dell'opera e di identificarlo con i nobili italiani delle corti tosco-romagnoli era in effetti priva di una solida base testuale e di un convincente appiglio logico. Allora, come epilogo o come conclusione, vorrei fare tre proposte per tentare di capire meglio la polemica o il dibattito sulla nobiltà o gentilezza. Proseguiamo con la slide successiva. Le mie tre proposte per capire meglio questo problema sono queste. La prima, quando noi parliamo d'arete in greco, parliamo di qualsiasi eccellenza. Parliamo dell'eccellenza naturale, dell'etica e anche della dianoetica. Per quello, quando facciamo la traduzione di arete per virtù,
stiamo riducendo l'ampia gamma di significati della parola arete. Allora, la prima proposta è di tradurre virtù, o meglio, arete per eccellenza, o virtù in un senso ampio. Perché? E questa è la seconda proposta. Perché la virtù etica è una specie di eccellenza o gentilezza. Cioè, l'arete, la gentilezza, l'eccellenza, è un genere. E la virtù etica è soltanto una specie di questo genere. E questa virtù etica, secondo che l'etica dice, consiste in un abito diligente, lo qual dimora in mezzo solamente. Perché? Perché, come ci spiega Dante, la vergogna è segno di gentilezza, ma non di virtù. Perché? Perché la virtù appartiene al genere degli abiti, delle abitudini, mentre che la vergogna è una passione. Ma siccome la vergogna è laudabile, allora la vergogna è segno di gentilezza, ma non di virtù. Perché? Perché la vergogna è una passione. Allora possiamo identificare la nobiltà della gentilezza con quella espressione greca che giungeva calon kai agathon, la calocagathia, e si opponeva alla viltà, ad esempio con le dolci rime. E vediamo anche come i traduttori medievali, ad esempio Moerbeke, utilizzavano questa espressione per traslitterare le parole greche. Possiamo leggere, ad esempio, la traduzione di Moerbeke: fere enim apud plurimus qui opulenti calorum cagathorum videntur tenere region. Proseguiamo alla seguente slide. Allora, la terza proposta. Siccome ho detto prima, tagazà, i beni, le gentilezze o le nobiltà sono diverse. Ad esempio, nel trattato del XIII secolo, De nobilitate animi, possiamo leggere che la nobiltà ha al suo interno la nobilitas anime et corporis et fortune. E il bene, agathon, si può capire sì come causa finale, ma anche come causa efficiente. E come causa efficiente si potrebbe identificare anche con la causa materiale o soggetto, che è questa, e questa è la mia terza proposta. Quando Dante spiega che la nobiltà ti importa sempre ben del suo soggetto, dobbiamo capire importare, siccome diciamo oggi che un paese importa materie prime da un altro, allora la nobiltà te importa ben della sua materia. Il soggetto si può capire come causa materialis. E questo perché? Perché Moerbeke, Grosse Teste, traducono hypokeimenon, il termine greco hypokeimenon, per soggetto. E lo stesso Dante, ad esempio, nella Epistola a Can Grande, e non essendo un dantista, con l'Epistola a Can Grande non posso far altro che seguire quelli che sanno più di me, ad esempio Luca Zeta. Allora, seguendo gli indirizzi di Luca Zeta, possiamo capire che il soggetto dantesco fa riferimento alla causa materiale. E qual è la causa materiale della nobiltà? Dante ci spiega che la causa materiale della nobiltà è la qualità del seme, la qualità del seme e della materia su cui esso agisce, la disposizione del generante, maschile e femminile, e anche gli influssi celesti. Proseguiamo, per favore. Allora, qui ci incontriamo davanti a un problema filosofico, un problema di genealogia filosofica. Perché? Perché nel greco ci troviamo davanti a un discorso etimologico. La parola eleftheria, libertas, non significa lo stesso che tu eleftheria. Cioè, la libertas, la libertà,
non è lo stesso che la liberalità. E il paradosso si trova perché quando parliamo di libertà facciamo riferimento a il termine o la definizione della democrazia. Invece, l'eleftherion, la liberalità, è una virtù etica che soltanto possono attuare, possono mettere in pratica i nobili. E i nobili sono quelli che si definiscono per la sua vecchia ricchezza e la virtù. E il problema è ancora lo stesso. Quando diciamo che i nobili sono quelli che si possono definire per la vecchia ricchezza e per la virtù, Aristotele pensava in una virtù come eccellenza, una virtù naturale, una virtù etica e anche una virtù dianoetica. Invece, Dante, come un sin del progressivo abbandono del significato multiplo della parola arete, intende soltanto la virtù come eccellenza morale. Dopo queste riflessioni filosofiche sulla gentilezza e la nobiltà, mi piacerebbe finire con poesia, con la lettura che ha suscitato queste riflessioni. Le dolci rime d'amor che io solia cercare nei miei pensieri, convien che io lasci, non perché io non speri ad esse ritornare, ma perché gli atti disdegnosi e feri che nella donna mia sono appariti, m'han chiusa la via dell'usato parlare. E poiché tempo mi par d'aspettare, vi porrò giù lo mio suave stile che ho tenuto nel trattar d'amore. E dirò del valore per lo quale veramente omo gentile, con rima aspra e sottile, riprovando il giudizio falso e vile di quei che vuol che de gentilezza sia principio ricchezza. E cominciando chiamo quel signore che alla mia donna negli occhi dimora, perché ella di se stessa si innamora. Tale imperò che gentilezza volse, secondo il suo parere, che fosse antica possession d'avere con reggimenti belli. Ed altri fu di più lieve sapere che tal detto rivolse e l'ultima particola ne tolse, che non l'avea forselli. Di retro da costui van tutti quelli che fan gentile per ischiata altrui, che lungiamente in gran ricchezza è stata. Ed è tanto durata la così falsa opinion tra noi, che l'uom chiama colui omo gentil, che può dire io fui nepote o figlio di cotal valè, ben che sia da niente. Ma vilissimo sembra a chi il ver guata, cui è scorto il cammino e poscia l'erra, e tocca tal che è morto e va per terra. Chi definisce omo e legno animato, prima dice non vero, e dopo il falso parla non intero, ma più forse non vede. Similmente fu chi tenne impero in definire errato, che prima puose il falso, e d'altro lato con difetto procede, che le divizie, siccome si crede, non possono gentilezza darne torre, però che vil son la loro natura. Poi chi pinge figura, se non può esser lei, non la può porre. Nella diritta torre fa piegar rivo che da lungi corre. Che siano vili appare ed imperfette, che quantunque colette non possono quietar, ma dan più cura. Onde l'animo che dritto e verace per lor discorrimento non si sface. Ne voglion che vil uom gentil divegna, né di vil padre scenda nazion che per gentil giammai si intenda. Questo è da lor confesso. Onde lo ragion par che se offenda in tanto in quanto assegna che tempo a gentilezza si convegna, difinendo con esso. Ancor segue di ciò che innanzi ho messo, che sian tutti gentili o ver villani, o che non fosse ad buon cominciamento.
ciò io non consento, né dellino altresì, se non cristiani, perché intelletti sani e manifesto i lor diri e servani, e io così per falsi li riprovo, e da lor mi rimuovo, e dicer voglio mai, sì come io sento, che cosa è gentilezza e da che viene, e dirò i segni che il gentile uomo tene. Dico che ogni virtù principalmente vien da una radice. Virtute dico che fa l'uomo felice in sua operazione. Questo è, secondo che l'etica dice, un abito eligente, lo qual dimora in mezzo solamente, e tai parole pone. Dico che nobiltate in sua ragione importa sempre ben del suo soggetto, come viltate importa sempre male. E virtute cotale da sempre altrui di sé buono intelletto, perché in medesimo detto convegnono ambedue, che in d'uno è effetto. Onde convien da l'altra vegna l'una, od un terzo ciascuna, ma se l'una val ciò che l'altra vale, ed ancor più da lei verrà piuttosto. E ciò che ho detto qui sarà presupposto. E gentilezza dovunque virtute, ma non virtute, o bella, siccome il cielo dovunque è la stella, ma ciò non è converso. E noi in donna e in età novella vedem questa salute, in quanto vergognose son tenute, che è da virtù diverso. Dunque verrà come dal nero il perso ciascheduna virtute da costei, ovvero il gener lor che ho misi avanti. Però nessun si vanti dicendo, per ischiata io son con lei, ch'elli son quasi dei, quei cantal grazia fuor di tutti re. Che solo il Dio all'anima la dona, che vede in sua persona perfettamente star. Sì che dal quanti che il seme di felicità s'accosta, messo da Dio nell'anima ben posta. L'anima cui adorna sta bontate non la si tiene ascosa, che dal principio che al corpo si sposa la mostra infin la morte. Ubbidente, soave e vergognosa è nella prima etate, e sua persona concia di viltate con le sue parti accorte. In giovinezza, temperata e forte, piena d'amore e di cortesi lode, e solo in lealtà farsi diletta. E nella sua senetta, prudente e giusta, e larghezza se node, e in sé medesma gode d'udire e ragionar dell'altro in prove. Poi, nella quarta parte della vita, a Dio si rimarita, contemplando la fine che l'aspetta e benedice i tempi passati. Vedete ormai quanti son gli ingannati. Contra gli erranti mia, tu te ne andrai. E quando tu sarai, in parte, dove sia la donna nostra, non le tenere il tuo mestier coperto. Tu le puoi dir per certo, io vo parlando dell'amica vostra.